Tre femmine. Dopo l'udienza iniziata nel primo pomeriggio di oggi, non si hanno ancora notizie sulla convalida degli arresti effettuati durante la maxi rissa Marotta esplosa in via della Campanella di fronte al New Disco Dinner, dopo l'evento Metropoli of Music organizzato nel locale intorno alle 5.30 di sabato mattina. È scoppiato l'inimmaginabile ed ecco i video arrivati alla nostra redazione che mostrano l'estrema gravità di quanto successo. La rissa ha coinvolto decine di ragazzi, urla, spintoni, ma anche calci e mazzate alla pattuglia dei carabinieri del Norm di Fano intervenuti sul posto. I militari hanno subito umiliazioni e botte, come pugni a ripetizione dati dal finestrino mentre erano dentro l'auto di servizio, senza alcuna paura da parte di chi li stava sferrando e senza alcun rispetto per chi porta la divisa. In un altro video, invece, si vede un ragazzo che prende da dietro un carabiniere per cercare di difendersi, ma ad un certo punto è arrivato prima un giovane con in mano una bottiglia di vetro e poi il branco che lo ha inseguito per una decina di metri. Una volta buttato a terra, lo hanno picchiato selvaggiamente. Lo ammazzane, raga, lo ammazzane! Lo ammazzane! Lo ammazzane! Lo ammazzane! No, lo uccidono! No! Fate l'aiuto! Tira fuori la pistola! Però, ma stai a guardare, chiama l'aiuto! Tira fuori la pistola! La situazione è degenerata con rapidità. Un senegalese è stato accoltellato all'addome, mentre i carabinieri hanno riportato una lussazione, traumi cranici ed escoriazioni. Grazie all'arrivo dei rinforzi, le forze dell'ordine hanno arrestato 4 persone. Un 25enne albanese residente ad Ancona dovrà rispondere di tentato omicidio e insieme agli altri 3 anche di rissa, resistenza, lesioni e danneggiamenti. A finire in manette con lui, un coetaneo albanese residente nell'Anconetano, un dominicano di 33 anni residente a Iesi e un 23enne di origine senegalesi residente a Tolentino. L'accoltellato è stato operato d'urgenza, ma non risulta ricoverato a Marche Nord. La sera stessa, inoltre, è arrivata la decisione per il MIU. Il locale resterà chiuso per 30 giorni. Il provvedimento è stato firmato dal prefetto Tommaso Ricciardi, che ha tenuto la linea della massima severità. D'altra parte, a difesa, con un post pubblicato su Facebook, la direzione precisa che sono state rispettate le ordinanze comunali, che non sono in alcun modo responsabili dell'avvenimento e che anzi li vede parte offesa. Intanto proseguono le indagini attraverso le testimonianze, i video girati con i cellulari e le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Altre 20 persone sono state identificate. Le femmine! Lo ammazzano, raga!